Il porticato dal popolo veniva anche chiamato Portico di San Carlo, in quanto prospiciente alla chiesa e collegio dei chierici regolari Barnabiti di San Carlo, chiesa questa soppressa nel 1810. Questo ordine religioso, con la bella chiesa, si trovavano in un angolo della via chiamata della Posta, che congiunge Corso Umberto I alla via Magistrato, oggi via Roma. Via che fu aperta nel 1610 per volere del duca Carlo II Gonzaga. Qui i monaci barnabiti comperarono un pezzo di terreno e su di esso edificarono sia il collegio che la chiesa di San Carlo. Così la via prese il nome di via San Carlo. Nel 1810 la chiesa fu profanata in seguito ad una manifestazione napoleonica, per cui con bolla papale nel 1827 venne chiusa al culto. Così che la chiesa, assieme all'edificio del collegio, furono adibiti al servizio dell'Imperial Regio Ufficio Postale. Ai nostri giorni la via si chiama via Cesare Battisti e la via San Carlo come nome è passato al vicolo parallelo che sbuca in via Roma.